era Marion Winston? Un insegnante? Una viaggiatrice? Un giardiniere? Una moglie precisa e perfetta? Una rivoluzionaria o una borghese? Un'americana, un'italiana o una canadese? Una pittrice astratta, informale o pop? Un artista? Marion Winston era curiosa di ogni cosa. Aveva lo spirito del bambino che da adulto diventa un poeta e non smise mai di essere l'uno e l'altro. Quando si svegliava, vedeva il mondo ogni mattina con occhi nuovi e il mondo le appariva ogni giorno diverso. Marion cercava la luce, la magia della luce, l'inafferrabile luce, la bellezza della luce, il mutare di tutto attraverso la luce. E questo, intanto, è un segno di irrequietezza mentale, di irrequietezza dell'anima. La Greenstone poteva passeggiare per ore aspettando uno spruzzo di pioggia e poi il ritorno del sole e la lotta di questi per impossessarsi di un giallo, di un arancione o di un verde, tutti dentro un semplice fiore. Amava l'indaco che precede l'alba, le ombre sulla strada, il geroglifico velato delle venature di una foglia, il miracolo di un giglio che sboccia, il primo bulbo e altre scintillanti semplici cose. L'erba che cresce, le ninfee negli stagni e le nuvole a forma di bocca che dalla loro luccicante fessura lasciano passare un solo raggio di sole. Amava l'intricato labirinto dei campi lavorati visto dall'alto, gli incroci e le rette e i maestosi triangoli che sotto la luce del tramonto infuocato vacillano agli angoli e oscillano tra il blu, sfumature di viola, e la parabola chiusa di un rosso scuro, marrone, che tenta inutilmente di sfuggire alla notte imminente. Tutto questo era Marion Winston. Un continuo fiorire di un originale mondo interiore, il mondo dei suoi quadri e dei suoi pensieri, il suo modo di estrarre il meraviglioso dalla vita. La finestra del suo studio è aperta e lascia entrare la brezza dolce di una notte di primavera a New York. Marion dipinge. Dipinge nature parallele, pezzi di Toscana, pezzi di Ontario e pezzi del Brooklyn Botanic Garden. Un colloquio tra le suggestioni di luoghi diversi. La pittura è l'apparizione delle cose viste come mai si erano viste prima. Cieli smaltati senza nuvole in Canada. Estensioni del suolo lavorate a sfumature degradanti, forse è solo un terreno fuori New York. Ci sono adesso ritagli colorati, mani, pillole e automobili. Il passato si lega al presente in un misterioso e eterno naturale ritorno. Marion chiude la finestra e rimane ancora lì a pensare, a trasformare la realtà in sogno. Scrive la Greenstone. Non saprei descrivere il mio lavoro o il suo processo creativo in modo da renderlo comprensibile a chi lo osserva. Posso solo dire che i miei quadri sono l'unico mezzo che mi permette di dare forma a idee e immagini che non potrebbero esistere in alcun altro modo. Il mio scopo è creare bellezza, ma tale bellezza non è necessariamente relazionata a cose realmente esistenti. A volte trago ispirazione da piante, conchiglie, fiori, paesaggi o luci, ma questi sono solo punti di partenza. Quei dipinti non narrano delle storie, né riproducono degli oggetti. Voglio che le mie opere siano delle esperienze dirette e uniche, sia per chi li osserva che per me.
E quando riescono nel loro intento, esse evocano luci, immagini, sensazioni, ricordi, sogni e idee che non saprei esprimere in altro modo. Ma tutto, tutto è presente in natura. Marion Greenstone era nata a New York nel 1925. Aveva cominciato a studiare pittura solo dopo aver completato gli studi universitari e dopo aver intrapreso l'insegnamento dell'inglese. Lei stessa racconta: «Per anni era stata la mia aspirazione segreta, ma non avevo ricevuto alcuna formazione artistica al di fuori dei soliti corsi scolastici poco stimolanti. Non ero mai stata portata in un museo o in una galleria d'arte». A 21 anni, mentre insegnavo, mi sono iscritta a un corso del pittore Norman Lewis, una sera alla settimana. Per i 3 anni successivi ho dedicato tutto il mio tempo libero e le vacanze estive agli studi artistici, fino a quando ho deciso di abbandonare l'insegnamento e di dedicarmi a tempo pieno all'arte. Ora, a 5 anni dalla sua morte, una grande mostra a Venezia vuole ricordare con una importante retrospettiva il lavoro dell'artista Marion Greenstone. Da sua aspirazione segreta a vera artista da non dimenticare. Brava Marion. Ma c'è comunque un problema. Infatti, essendo rimasta al mondo soltanto la sorella Cora, memoria vivente dell'opera e della vita di Marion, con lei abbiamo iniziato subito la difficile ricerca dei suoi quadri, letteralmente dispersi qua e là, tra collezionisti privati, musei, biblioteche e molti amici, ai quali li aveva semplicemente donati perché loro li amassero come lei li aveva amati. Con Cora abbiamo viaggiato e ricostruito la vita, scovato le opere e molti fatti della storia di Marion. Riprendendo quindi il filo della sua storia personale. Nel 1951, a 26 anni, fu ammessa al corso triennale della Cooper Union, dove poi si diplomerà. Mentre seguiva il corso, alcuni suoi lavori furono esposti alla mostra annuale del Brooklyn Museum e altri a quella del Whitney Museum. Nel 1954 le fu conferito l'Academic Honor Award e vinse anche la borsa di studio Fulbright per seguire dei corsi a Roma. Mentre era in Italia, alcuni suoi lavori furono accettati alla Pittsburgh International Exhibition del 1955.
I 2 anni trascorsi in Europa, durante i quali viaggiò molto in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Grecia e Turchia, furono un'esperienza di vita e di lavoro estremamente formativa e molto gratificante, che gli ha dato significato e continuità verso il passato dell'arte antica e senz'altro nuovi contenuti rispetto al presente. Marion visitò tutti i musei più importanti, scoprì l'arte classica, ammirò la luce di Roma e la dolce campagna umbra e toscana, poi mise tutto da parte, memorizzò e ripartì. Nel 1957 si trasferì a London, nell'Ontario. Vi trascorse 4 anni che si rivelarono produttivi e ulteriormente formativi. Le sue opere furono esposte in mostre nazionali e in gallerie private. Vinse anche molti premi, quello della Baxter Foundation di Toronto, 2 Honor Award alla mostra di Winnipeg e 1 all'Art Gallery di Vancouver. Poi ci fu il premio della Canadian Watercolor Society e il premio Doe alla mostra primaverile di Montreal. Un articolo del Canadian Art segnala: i dipinti di Marion Greenstone mostrano una contemplazione profondamente sentita del paesaggio, benché si tratti più di un paesaggio interiore che di un paesaggio particolarmente obiettivo. Il suo uso del colore ha un'intensità profonda e quasi visionaria. Ma Marion mise tutto da parte, memorizzò e ripartì. Nel 1961 era di ritorno a New York e più o meno in quel periodo lei e suo marito trovarono un'abitazione a Park Slope, in un bel quartiere di Brooklyn. Marion all'ultimo piano attrezzò il suo studio di pittura affacciato nel suo giardinetto e ad un passo dal Brooklyn Botanic Garden. Gli anni che seguirono furono davvero molto particolari ed importanti. La scena newyorkese era in grande fermento e Marion vi era dentro, ma con tutta la delicatezza che le apparteneva, senza fare troppo rumore, stando in disparte, seppure all'interno, molto in disparte. Lei aveva il talento e la genialità di molti altri che esplosero con grande successo, ma Marion voleva anche la sua privacy, aveva la sua vita privata da amare e da difendere. Stava un po' dentro e stava un po' fuori, e questo eterno dilemma non fu mai risolto, rimase sempre incompiuto. Apparire, fare, partecipare, esserci sempre, oppure essere se stessi così come si è. Forse Marion avrebbe voluto entrambe le cose, ma mai vi riuscì fino in fondo e, come vedrete in seguito, questo pensiero non la lasciò mai. In ricordo di quel periodo esiste una testimonianza molto interessante scritta alcuni anni dopo.
Si tratta di un'accorata lettera a Marion da parte del celebrato artista Paul Tech. Cara Marion G., voglio dirti innanzitutto quanto sia bello conoscerti da tanto tempo. Che buona amica tu sia stata per me, una delle migliori, infatti, e quanto io abbia imparato standoti vicino. È proprio vero. Tu sei una persona sinceramente sensibile verso i sentimenti altrui, ancora alla ricerca di caldi rapporti umani, chiari, solidi, affidabili. Mi chiedo perché ti dico tutto questo, ma in verità so esattamente perché. L'ultima volta che ti ho incontrata a New York, siamo andati a vedere Woman in Love di D.H. Lawrence. Lungo la strada mi hai detto che mi consideravi un artista, un vero artista. Vedi, nessuno mi aveva mai detto una cosa simile. Nessuno aveva mai lasciato da parte gelosie professionali, rivalità, eccetera, per dirlo in modo aperto e onesto come hai fatto tu. Sono rimasto veramente scioccato. Troppo scioccato per reagire in altro modo che mettendomi a ridere, una reazione comune alla sincerità. Tuttavia, senza aspettare un solo istante e dopo 20 anni, voglio dirti quanto ti sono grato per la tua onestà e affetto. Grazie per la nostra antica amicizia e per tutto il tuo aiuto e incoraggiamento. Tu sai che anche per me è stata dura e sai quanto io ammiri il tuo lavoro. Ricordo i tuoi dipinti dei primi anni 60, prima che tutto diventasse un gigantesco casino dal quale tu volevi restare fuori. Mi chiedo spesso cosa tu stia facendo adesso. Vorrei avere una casa per poter ospitare una certa Marion G. Sei stata una così cara amica per me. Un'isola di serenità e dignità in un caos di pose strampalate e pretenziose, dove tutto era in vendita. E tu ti sei tirata fuori. Sei felice? Mi chiedo chi tu sia veramente. Mi manchi e penso a te. Mi hai aiutato e dato forza, con vero calore umano. Sei stata un'ispirazione, cara Marion G. Tantissime grazie. Tuo Poli. Ecco, Marion Greenstone si era dichiarata fuori. Lei dipingeva e lavorava assiduamente, ma restando fuori. Fuori dalla lotta al coltello delle gallerie e dei mercanti, fuori dagli sgambetti e dalle false amicizie di facciata, fuori da un mondo in fermento dove per essere bisognava apparire per forza. Apparire ed essere estremi, fuori dagli schemi inevitabilmente, costruendo però un nuovo schema che doveva essere più che mai maledetto, eccessivo, bevuto, fotografato, perduto, drogato. No, Marion non poteva essere così. Lei era se stessa e rimase sempre se stessa. Aveva penetrato e compreso il senso profondo di alcune cose che amava, e su queste non era possibile scherzare, né sarebbe stata troppo umiliata. L'arte per lei era passione ed ebbrezza in se stessa, consacrazione, la terra della bellezza, dove era bandito lo sciacallaggio del mercanteggiare, la lotta a colpi bassi per il successo, l'applauso finto e il finto sorriso, il potere. Per lei la ricompensa più grande era solo dipingere. Prima o poi si sarebbero accorti ancora di lei. Thank you.
Marion era una ricercatrice. I ricercatori sono sempre sul pezzo. La creazione per lei era parallela alla scoperta. Marion aveva urgenza di fare arte quotidianamente, di cercare nuove strade tutti i giorni, nuove formule dentro e fuori al quadro. E quasi senza volerlo, all'insaputa di tanti degli addetti ai lavori che parlavano, scrivevano, parlavano e poi quasi mai si guardavano per bene intorno, divenne, oggi lo possiamo affermare, una delle pittrici pop più innovative d'America. Marion scriveva così nel 1962. Mi era cresciuta una forte insoddisfazione per le limitazioni della forma rettangolare di un quadro. Per molti anni mi sono sentita intrappolata dentro i bordi delle tele e ho avuto la sensazione che molti dei miei lavori avessero una vita propria al di là dei loro contorni. È stato quindi naturale cominciare ad espandere l'area in cui si svolgeva l'azione. Questo mi ha portato ben presto a realizzare una serie di dipinti geometrici hard edge, in cui la forma aveva il ruolo primario. Poi questi esperimenti mi hanno portato all'uso di altre immagini. Nella maggior parte dei casi ho usato fotografie come se fossero colori, forme e linee astratte. Nel combinarle con spazi dipinti, ho scoperto che i due elementi sembravano trasformarsi a vicenda fino a diventare un terzo nuovo elemento. Il mio interesse nelle forme non rettangolari è proprio motivato da questi contrasti: suggerire un mondo più vasto e allo stesso tempo offrire frammenti significativi del mondo stesso. È entusiasmante e impegnativo esplorare queste nuove idee e seguirle ovunque esse mi portino. Seguirle ovunque esse mi portino. Ecco, questi erano i viaggi di Marion Greenstone. Seguire le sue idee, le sue intuizioni e perdersi totalmente in esse. Voltando inevitabilmente le spalle al glamour, alla moda, ai vernissage senza fine, per viaggiare invece rincorrendo un nuovo concetto, forse solo un inaspettato colore. Vivere anziché marcire. Fare anziché fermarsi, aspettando una spinta da questa o quella galleria. Ma volti le spalle oggi, le volti domani, e nessuno più ti riconosce, ti ricorda, nella giungla del dare e avere giornaliero. Pensare che la sua pop era così interessante e diversa. Sappiamo tutti che la pop art si fonda nel proporre elementi presi a prestito dalla società dei consumi. Bottiglie di Coca-Cola, scatole di fagioli e altri elementi spesso triviali e di uso comune con l'intento demistificatore oppure di riscatto per l'oggetto comune. Nel lavoro della Greenstone, però, non c'era mai questa trivialità di tipo kitsch e invece appare un'anomala delicatezza interpretata con le forme e con il colore. Un quadro pop di Marion si può contemplare per ore alla ricerca di sfumature e dettagli, mentre molte opere importanti di artisti dello stesso periodo colpiscono con violenza per il loro effetto bomba, per ironia e sarcasmo, per critica alla società dei consumi, ma appaiono spesso molto più semplici nella tessitura compositiva del quadro. Ma agli inizi degli anni 70 Marion ritornò ai suoi lavori preferiti. Trascurò per sempre la pop alla quale tanto di nuovo aveva dato e riprese a sognare all'interno del suo personalissimo caleidoscopio fatto di infiniti viaggi e vedute, sempre immaginate dalla finestra aperta del suo studio elegante in Park Slope. Come disse Giorgio De Chirico, il mio studio è un bellissimo vascello ove posso fare viaggi avventurosi. Così Marion riprese a viaggiare e a stupirsi dei suoi tanti incontri.
Scrive di lei Christopher Sippel. Campi interconnessi di mappe musicali, collage di geroglifici, fantasmi curvati, distorti, allungati, sezioni di protozoi, allusioni a creature mitologiche e luoghi magici, convergenza di equanimità calma e il rumore del tardo XX secolo. Questi sono i dipinti e collage di Marion Greenstone. In alcuni le colorazioni sono reminiscenze di Rochko o Klee, tuttavia la sua voce individuale parla più forte e più chiara nelle immagini che appaiono come sezioni di terra colorata o volteggiano sopra vedute aeree di paesaggi ultraterreni ben incorniciati. Questi dipinti sono mondi paralleli, aperti e analizzati come una complessa rete di ricordi, idee singolari e importanti, innovativi processi pittorici. In quello stesso periodo, intorno all'inizio degli anni 70 e fino al 1992, la Greenstone svolse anche l'incarico di professore alla facoltà d'arte del Pratt Institute a New York. E così, se in gioventù insegnò la lingua inglese, alla fine dei suoi anni insegnò la lingua universale dell'arte. Il titolo del suo corso fu Luce e colore. Indovinate perché? Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Con Cora abbiamo girato tutta New York alla ricerca di Marion Greenstone, ma è stata la sua luce a trovarci, a darci il benvenuto nelle case, negli appartamenti e nei musei. La luce dei suoi dipinti, che avrà senz'altro fatto bene ai suoi giorni più tristi, ai petali rugosi di un fiore, al suo cuore gonfio di aspettative, alle conchiglie del mare, ai lampi viola di una perla baciata dalle alghe dell'oceano, al lento volo d'uccello sopra le terre che svaniscono nei fiumi o dentro i ghiacciai. Chissà se Marion si sentì mai tradita dall'arte. Questa fragile e forte creatura avrebbe forse voluto in vita maggiore consenso? Cora mi racconta che ogni tanto era come se fosse molto delusa, come se non riuscisse proprio a comprendere quali bizzarre storie regolano l'arte, come funzionasse bene al suo interno il gioco infinito delle parti. Vorrei tanto forzare questo tuo segreto, Marion. Sapere cosa pensavi la sera dalla finestra aperta del tuo rifugio all'ultimo piano di Park Slope. Ma non ti svegliare, Marion. L'attimo più bello è quello in cui un sogno sconfina in quello successivo, senza svegliarsi. Non ti svegliare, Marion. Ormai stiamo viaggiando. Take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do, do, do.